Buongiorno, ci troviamo sulle sponde del Po, siamo in località Crispino, in provincia di Rovigo e siamo venuti in compagnia dei nostri collaboratori, di mio figlio Tubertino Matteo, Simone che adesso sta facendo la ripresa e Mirko che sta provando spinning, ma per adesso ha preso solo delle spugne, non ha preso nient'altro. Oggi siamo venuti soprattutto perché io l'ho già testata, perché l'ho usata già da un anno. Però sono usciti da poco l'R18 Long Bolognese, la 01. Sono due canne a mulinello e fanno 8 su 9, 9 su 10. Cioè le canne sono originariamente 9-10 metri, però si può pescare anche con un pezzo chiuso, senza il blocco, non hanno un blocco, perché all'interno della base vi sono dei piccoli segmenti di materiale morbido che quando uno chiude il pezzo si blocca completamente. Molto leggero e molto performante. La caratteristica principale dell'R18 è che con questo tipo di materiale si è riuscito a fare una canna di altissima prestazione, cioè praticamente pescare con una 9 è come pescare con una 8, quando si chiude a 8 secondo me è come pescare con una 6, è veramente molto performante come canna. Oltretutto abbiamo introdotto anche il numero di serie, così ogni pescatore che acquisterà la canna avrà il suo numero e sarà identificato. La canna viene commercializzata per la maggior parte delle volte nuda, perché poi il pescatore se la monta come vuole e uno può allenarsela in tutti i tipi di anelli che preferisce. Dipende dove pesca, dipende che tipo di pesca fa. Questa è una canna soprattutto nata per i grandi fiumi, di grande profondità, nata per i porti di grande profondità, nata per le scogliere, perché soprattutto con una canna lunga si riesce a gestire bene il pesce quando si avvicina arriva, quando nel recupero cominciamo a avvicinarlo arriva, per evitare che vada negli scogli, per controllarlo meglio. Nello stesso tempo anche dalla pesca dalla spiaggia, quando si va a pescare in spiaggia che vi sono onde, col galleggiante questa canna ti consente di tenere il filo sopra al frangionda, dunque hai un contatto diretto con il galleggiante e poi soprattutto tieni il filo fuori dall'acqua, che in mare è molto importante, perché se noi appoggiamo il filo nell'acqua, ci mettiamo la maschera, andiamo sotto acqua e guardiamo il filo, noteremo che sembra una corda. E invece con queste tipologie di canna, tenendo il filo alto, dunque che non tocchi troppo l'acqua, facilita anche l'entrata dei pesci. Adesso prepariamo un po' di pastura con della terra e poi dopo incolleremo i bigatini con la ghiaia. Allora, la pastura più caratteristica per questi tipi di fiume sono quasi sempre pasture di colorazione rossa, a grana grossa, con del formaggio dentro, e vanno molto bene mischiate con la terra, perché così la terra la rende più con un peso specifico più alto. E nello stesso tempo, quando arriva sul fondo la terra, l'aiuta ad aprire. Non aggiungeremo esche nella pastura, perché non vogliamo che entrino pesci diversi, butteremo solo pastura e terra e a parte bigati incollati, perché il nostro target di pesce oggi è il barbo. Una cosa molto importante quando si viene a pescare, la plastica. Questa va portata a casa. Qualsiasi cosa viene messo sul picchetto, anzi, bisogna portare a casa anche la roba degli altri. Perché se c'è dei maleducati che lasciano sporco, dobbiamo essere noi i primi a pulirlo. Questo è molto importante. Allora, versiamo i 3 kg di pastura in un recipiente capiente. Poi versiamo la prima quantità d'acqua. La pastura, prima di essere messa da terra, deve essere leggermente un po' più umida. Come potete vedere, la pastura comincia adesso ad assorbire l'acqua. Essendo la pastura formata da diversi ingredienti, ogni ingrediente ha una velocità di assorbimento dell'acqua diverso.
La cosa ottimale sarebbe stata farla ieri sera per essere pronte stamattina, però visto che dovevamo farla vedere, la prepariamo qui. Adesso io ho messo un po' di acqua, la lascio riposare, dopo la richiamerò ancora con l'acqua. Quando raggiungerà la consistenza che voglio, dopo vedremo che gli andiamo a vallare sopra la terra, che non va bagnata, va già bene così. E dopo vedrete il risultato finale. Il minello, usiamo un Ilas 4000, il mulinelle di nuova generazione in NCRT con la nuova meccanica Ryobi, mulinello molto leggero, frizione sensibilissima, recupero fluido, un vero gioiello. Voi noterete che normalmente il filo andrebbe imbobinato più in linea con la termine della bobina. Questi tipi di mulinelli hanno delle hanno questa parte concava finale della bobina molto più accentuata. Dunque, quando si usano dei fili superiori al 18 e al 20, come oggi che abbiamo il 20, conviene sempre imbobinare il mulinello come se una volta fosse vuoto. Una volta questo era un mulinello vuoto. Adesso invece la caratteristica principale, lo puoi tenere leggermente più vuoto e nello stesso tempo il mulinello ha la stessa potenza di lancio, non cambia nessuna caratteristica e ha il grosso vantaggio che non sparrucca mai. Dunque anche nelle pesche del mare col vento io consiglio di non imbobinare il mulinello al limite. State al limite del pari sotto e vedrete che dei problemi non ne avrete neanche uno e potete lanciare dove volete. Nella stessa maniera come se il mulinello fosse completamente pieno. Adesso andiamo a montare, oggi monteremo penso una decina di grammi, vediamo come va, proviamo di prendere qualche pesce. Ci vediamo fra un po'. Grammi ragazzi, perfetto. La lenza è molto semplice, è una torpilla 10 grammi in un galleggiante da 10 grammi più 7 palini del 4 sotto, distribuiti un po', questo è in sovrataratura del galleggiante, in modo che quando si trattiene il galleggiante rimane fuori solo con l'antenna, se no rimarrebbe fuori mezzo galleggiante con questa portata d'acqua. Terminale circa una trentina di centimetri, un amo generoso del 14 della serie 7, 3 o 4 bigatti. Se vedete rispetto a prima, vedete che le grane della pastura sono già più grosse, vuol dire che hanno già assorbito l'acqua, è passato mezz'oretta da dove avevamo fatto prima. Adesso facciamo un'operazione, gli mettiamo la terra, però per mettergli la terra necessita di essere vallata. Dunque prendiamo il sacchetto della terra, questa è Terre de Fond di Van den Eyde, sempre i sacchetti. Non ci riscaldiamo, vuotiamo dentro la terra, e la passiamo all'interno della pastura. Bene, è passata tutta. Qui abbiamo il risultato finale. Qui adesso incolliamo i bigatti, perché molti, storicamente questo è un fiume che hanno sempre pescato con le retine,
però io ritengo che le retine siano altamente inquinanti e secondo me dovrebbero essere vietate proprio a livello italiano. Noi peschiamo con bigatti incollati, con la ghiaia, li incolleremo con la nostra nuova colla che dopo vi farò vedere, e è sicuramente un lavoro più lungo per la preparazione, però è tanto meno inquinante, e questo è molto importante. Allora si versano, qui abbiamo circa 1,5 kg di bigatti in questo sacchetto. Questi qua sono i guanti del Piero. Pierino, questi sono i tuoi guanti, eh? Piero è il mio compagno, Piero, la Rue, Torto, Raccusto, sono tutti i miei compagni del Tubertini Team di Ponte Ronca. Siamo pescatori più che altro da tagliatelle, più che da barbe, comunque va bene uguale. Allora, 1,5 kg di bigatini, mettiamolo tutto. 2 kg di ghiaia, 'Bagnati. Questa è una nuova colla che hanno studiato i ragazzi della Lenza Emiliana del Colfo, si chiama Stick, è una colla di nuova generazione, è una colla che ti perdona. Cosa vuol dire che ti perdona? Quando si usano le destrine o le colle normali, quelle che erano sui mercati fino a pochi anni fa, se uno si sbagliava con la quantità dell'acqua era veramente un problema. Questi tipi di colle ti consentono di dare la densità che vuoi, e anche se ti sbagli con l'acqua, aggiungi colla, aggiungi troppo colla, aggiungi acqua, e riesci sempre a metterli a posto. Sono veramente tanti anni, anni di gare, ho visto tutte le evoluzioni delle colle in Italia. Diciamo che adesso, come tanti altri prodotti, siamo a qualità nettamente superiori. Sono tutti prodotti naturali, nati per l'alimentazione. Dunque, vedi che ti mettono già in colore. Cosa succede? Con le altre colle, se io in questo momento avessi versato troppa acqua e dovevo aggiungere colla, sarebbe stato un problema. Ecco, qui ci vuole la fecola o il talco. Fecola di patate. Cosa serve questo? Si può usare anche il talco. Quando uno va a fare la palla dei bigatti, la palla è incollata. La colla è sensibile all'umidità. Se uno fa la palla a mani nude, senza aver passato, essere le mani perfettamente asciutte, cosa succede? Che la palla di bigatti si attacca alle mani. Dunque non riesci mai a chiuderla, perché nel momento che stringi chiudi, ma nel momento che molli si riapre. Questa invece ti consente di non avere questo problema. Tiriamo via i guanti. Le mani sudate, le tenete nel guanto, le sugo le mani, lo ripasso un'altra volta, prendo la palla dei bigatti, tengo, vedete che non si attacca? Guardate, faccio vedere come rimane là. Un sasso. Questa è un sasso. Eviti di buttare. Adesso io ho messo una certa quantità di ghiaia, ma uno ci può mettere la ghiaia che vuole. Uno può mettere 10 kg di ghiaia e 1 kg di bigatti. Cioè, tieni sempre fatturato e nello stesso tempo non inquini. Cosa non da poco.
Primo Balbo in canna. Secondo giro. Rilascio immediato, eh? La pasturazione in questi tipi di fiumi è una cosa importante come in tutti i fiumi d'Italia. Questi sono fiumi con grandi correnti, molto forti, tanta pressione d'acqua, dunque la pasturazione va fatta spesso, ogni 2-3 giri è usanza buttare una palla di pastura e una palla di bigatti, o due palle di pastura o due palle di bigatti. Poi può succedere che di quelle giornate che i presci preferiscono di più i bigatti che la pastura o di quelle giornate contrarie, dunque bisogna anche capire qual è quella meglio da dargli, però bisogna dargliela bene, dunque bisogna darla dritto a sé, leggermente più corto di dove inizia la passata, in modo che quando tu vai in trattenuta e scendi col galleggiante e si avvicina, passi sopra alle palle che hai buttato, perché i pesci sono lì. Intanto buttiamo una palla di pastura con la terra. Vedete che la pastura con la terra, quando voi la spingete, vedrete che perde l'effetto, quel perdifetto pongo che ha, perché la terra la appesantisce, la compatta, ma nello stesso tempo apre molto meglio. Adesso qui oggi ho caricato poco di sassi perché insomma peschiamo abbastanza vicino a riva, non c'è una corrente forte da Po, siamo sempre sui 10 grammi comunque, non siamo su... Se questo è un barbolo grosso. C'hai la canna giù? Al bo brise. No, no. Dal zucchetti. Oh, ci tiro, eh. Ci tiro due mani, non dimentico, la canna non fa la pietra. Ma la senti Mirko? Come posso dire ragazzi, la sentite che c'è? Cioè, ma proprio la senti? Se lo vedi, eh? Oh, matte, quei buoni guadagni! Bello, ce ne grossi! Ah, qua bisogna che mi date la mano. Non riesco a tirarlo in qua.
Matte, questo è quasi da record. Oh, quello è questo un bel barbo. Allora, intanto che Matteo tira su il suo pesce col feeder, noi abbiamo slentato un po' la pasturazione ed abbiamo preso l'aspio. Questi ci sono anche molto più grossi in questo fiume. Bene, abbiamo finito, perché qua in questi posti, quando si finisce la roba da buttare, è finita la pesca. Eravamo venuti per farvi vedere un tipo di pesca particolare del Po che si fa soprattutto all'inizio della primavera e nell'autunno. Oggi abbiamo preso dei bellissimi barbi, qualcuno anche molto grosso, abbiamo preso un bel aspio e poi adesso abbiamo pescato poi un paio d'ore, non è che abbiamo pescato tanto di più. E poi adesso niente, basta così. Siamo contenti, andiamo a casa, alla prossima vediamo di andare in Mincio. Grazie di tutti, buona serata.